player, siamo con il campione italiano 2018, Roberto Riggio. Roberto, buongiorno a tutti. Allora, che cosa significa aver vinto un titolo così importante? Beh, quando l'ho vinto è stato completamente inaspettato, perché io non sono un giocatore abituale, giocavo pochissimo prima di allora, ho fatto 6-7 tornei in tutto nella mia vita e in quell'occasione sono stato probabilmente molto fortunato e un pizzico bravo, credo, e sono stato veramente molto soddisfatto di quell'evento. Tra le altre cose, ho conosciuto un circuito e un gruppo di persone con le quali c'è un molto feeling e infatti da allora vengo praticamente ogni evento. Si può dire dunque che per te sia stato un po' un punto di partenza o comunque un punto di ripartenza per affrontare il poker con uno spirito differente? Il mio spirito con cui affronto il poker è più o meno sempre lo stesso, cerco di giocare per divertirmi, non per crearmi delle aspettative superiori a quelle che ti può dare, però mi sto togliendo comunque delle soddisfazioni, in ogni caso qualche risultato carino l'ho fatto e mi piace e credo di continuare a giocare finché riesco, insomma. In conclusione, che cosa significa per te la famiglia ISOP? Come ti sei trovato in questi anni? Beh, te l'ho detto prima, io non conoscevo la famiglia ISOP, ho avuto la prima esperienza proprio al campionato 2018, che tra le altre cose è stato molto fortunato per me, e quel feeling che ho trovato nella persona di Giangia e tutto lo staff, la testimonianza è che da allora praticamente non manco un evento, quindi meglio di così forse non si può dimostrare l'affetto e la sintonia con il gruppo della ISOP. Roberto, ci fa molto piacere, allora noi speriamo di vederti a tutti i prossimi eventi targati ISOP. Ah, sicuramente, non mancherò, salvo problemi non prevedibili. Roberto Riggio, campione italiano 2018.